Qui abbiamo una vista del Monte Conseria, che è lì, poi c'è il Monte Cengello, là c'è il Colle delle Busa Todesco, la Pala del Becco. Abbandono il rifugio Caldenave e continuo a seguire il sentiero 332 in direzione Forcella Ravetta. Il sentiero 332 percorre anche l'Alta Via del Granito, che è una via che fa un giro ad anello attorno al Lago Rai, suddivisa in tre tappe per un totale di 28 km e circa 2000 metri di dislivello. E questa è tutta la piana di Caldenave. Sono sulla vetta del Monte Caldenave, 2444 metri. Quello è il lago di Primalune. Dunque, dalla cima Caldenave sono tornato alla Forcella Ravetta e poi ho seguito quel sentiero lì che taglia a mezza costa la cima Primalune, che è quella lì sopra, e adesso mi appresto a fare la seconda cima di giornata, il cross di Primalunetta. Per salire sul cross di Primalunetta devo risalire questo canalone qui che si presenta molto ripido. Comunque c'è un sentiero che lo risale a zig zag. Vediamo se lo riesco a percorrere, altrimenti torno indietro. Se non erro, questa è una postazione militare che è stata utilizzata nel corso della Prima Guerra Mondiale dall'esercito austro-ungarico per controllare il territorio. Ed eccomi sul cross di Primalunetta. Questa fu teatro di guerra nel corso della Prima Guerra Mondiale. Qui ci sono alcune trincee.
Croz di prima lunetta, questa è la croce di vetta. Là c'è un bivacco delle trincee di guerra. Questa è tutta la catena del lago Rai. Poi in fondo, dietro il lago Rai, se non erro, le pale di San Martino. Sugana. E questo è il bivacco Tadina.
E adesso, dopo questa visita al Croz di Prima Lunetta, mi dirigo alla terza e ultima cima di giornata, il Monte Chenon, che è lì di fronte a me. E questa è la cresta che andrò a percorrere. Terza cima di giornata, Monte Chenon, 2278 metri. Guardate che panorama! Cima Prima Lunetta, Croz Prima Lunetta, la cresta percorsa per arrivare al Monte Chenon. Posto bellissimo. La Val Sugana. Tutto il lago Rai. E in fondo le pale di San Martino. Adesso scendo sul costone della Val Pra, questa qui, e dovrei arrivare nei pressi di una malga, la Malga Val Pra, e lì dovrei beccare un bivio col sentiero 33 che mi dovrebbe riportare a Tedon. Escursione finita. Tre vette conquistate, 19 km di sviluppo, 1500 metri di dislivello. Gran giornata anche oggi. Alla prossima. Ciao!